3 di Sullo e Terracenere. È un Pescara che presumibilmente vedremo un po' coperto a centrocampo, la linea di centrocampo corta sulla linea di difesa nel tentativo naturalmente di tenere lontani gli avversari. Vediamo anche la formazione dell'Ancona, qui sorprese non ce ne sono, viene confermato anche Sergio nella posizione di libero. Ecco l'Ancona con Berti, Nicola e Pesaresi, Sgro, Baroni e Sergio, De Angelis, Catanese, Caccia, Centofanti e Baglieri. L'allenatore intanto è Perotti. Vediamo anche l'Ancona con Pinna, Germoni, Cornacchia, Cangini e Pandolfi. È un Ancona naturalmente che cercherà con più convinzione la vittoria. Tutte e due le squadre per la verità hanno problemi soprattutto in attacco, infatti avete sentito che si stanno muovendo sul mercato con più convinzione. La squadra che gioca questa sera in casa, Lemme e Lerda, potrebbero essere in effetti due soluzioni plausibili per l'attacco dell'Ancona. Accanto a me naturalmente c'è Massimo Chiesa come sempre, l'arbitro di questo incontro sarà il signor Franceschini di Bari, che tu Massimo conosci, che tipo di arbitro è? Beh dunque, buonasera innanzitutto, Franceschini, Giacinto Franceschini, 38 anni, terza stagione alla Canna EB con due presenze della massima divisione. È un arbitro che ancora probabilmente non ha convinto appieno il designatore, però diciamo che sta cominciando a godere della fiducia considerando l'importanza di una sfida come quella che andrà a dividere stasera. È particolarmente sotto la lente di ingrandimento, auguriamoci di vedere una buona prestazione da parte di Franceschini considerando anche come ci aspettiamo la gara, vale a dire abbastanza sentita sotto il profilo tecnico agonistico. Abbiamo intanto, se non sbaglio, Edoardo che tra poco sarà pronto con un altro ospite, è un assente importante, è un uomo ovviamente che poteva magari cambiare anche la possibilità, le possibilità offensive in particolare del Pescara. La linea a te Edoardo. Sì, io sono il signor Iuri Lombardi, ripeto il signor Iuri Lombardi. Non c'è ancora Edoardo. Di mettersi in contatto con la famiglia, grazie. Perché non è pronto quasi con un ospite, abbiamo qualche problema, allora andiamo avanti. Dicevamo è un derby Massimo, che tipo di derby è? Cioè è un derby particolare naturalmente. Sì, è un derby particolare, io ho avuto occasione di dirigere questo incontro non qua ad Ancona ma a Pescara, sempre in Serie B, è un incontro particolarmente sentito vista anche la rivalità, il campanilismo che c'è e diciamo la tensione che mettono in campo le due squadre. È uno dei classici derby, infatti viene definito derby dell'Adriatico, dal punto di vista arbitrale è sicuramente una partita molto importante e molto ostica da dirigere. Benissimo, ora Edoardo dovrebbe essere veramente pronto, la linea a te. Sì, sono pronto, sono con un collega importante, un amico tra l'altro di RP2 e dei nostri anticipi, Alfredo Pedullà del Corriere dello Sport. Alfredo, inquadriamo rapidissimamente questo derby sul piano tattico, che cosa può succedere? Rumignani prima della partita ci ha detto noi siamo qui per giocarci la partita e per vincere, e la stessa cosa ovviamente ha detto Perotti, siamo in casa. E qualcuno l'ha definito ingiustamente il derby dei poveri, ma dopo 4 giornate neanche disputate definire il derby dei poveri mi sembra ingeneroso. Quadro tattico rivoluzionato da Rumignani, questo mi sembra la cosa più importante, aveva presentato una squadra in fase di anticipazione della vigilia, ne schiererà un'altra completamente diversa con la bocciatura di Ceredi. Io devo dire che aspetto di verificare l'Ancona con Caccia in coppia con Baglieri, credo che la chiave sia lì, indipendentemente dal rientro di Cusin dal centrocampo un po' diverso. Caccia e Baglieri finora non hanno funzionato, probabilmente stavolta funzioneranno, e questa mi sembra la chiave tattica più importante, perché Catanese a supporto potrebbe dare una mano all'Ancona, ma dipende da quei due lì davanti. Sì, Caccia tra l'altro ha promesso i gol per stasera. Senti, e invece dall'altra parte nel Pescara l'assenza di Compagno quanto può pesare? Ma sai, Compagno ultimamente ha fatto anche la punta pura e non credo che queste siano le caratteristiche di un giocatore che ha sempre fatto il tornante. Il Pescara cerca una punta, Artisti che è sempre stato solo, questa non è la partita per attaccare ma per andare in contropiede. Rumignani è maestro in queste cose, per cui credo che Artisti questa sera dovrà cercare il colpo a sorpresa e poi dalla prossima in casa il Pescara cercherà di risolvere i problemi. Grazie ad Alfredo Perullà del Corriere dello Sport, la linea di nuovo a Fabio Caressa. E infatti Edoardo stava proprio prima cercando di catturare Compagno che è presente ma che invece all'ultimo momento ci è sfuggito. Compagno che tra l'altro aveva sperato nel corso della settimana che il suo infortunio non fosse grave come invece poi si è dimostrato, un brutto infortunio ai legamenti e quindi
il compagno probabilmente dovrà stare fuori per un po' dalle partite, dovrà stare fuori dal campo, e questo naturalmente è un problema in più per un Pescara che invece deve cercare anche i gol nel tentativo di salvarsi. Dall'altra parte invece, cioè nell'Ancona, non c'è Picasso, anche lui alle prese con dei problemi fisici che lo tengono ancora fermo e che limitano quindi anche il potenziale di questa squadra. L'Ancona era naturalmente partita tra le favorite o comunque come possibile outsider all'inizio di questo torneo, ha trovato qualche difficoltà soprattutto in trasferta, deve però anche recriminare su alcune decisioni arbitrali, e quindi avranno il dente avvelenato probabilmente questa sera con il tuo ex collega Massimo. Sì, in effetti abbiamo sentito poco prima della partita un po' di rimostranze per l'arbitraggio che l'Ancona dice di aver subito a Venezia. Io vorrei così spezzare una lancia in favore della sdrammatizzazione: agli arbitri capita di sbagliare, fatta salva la buona fede, direi che alla fine del campionato poi gli errori degli arbitri, che ci sono e ci saranno, ma ci sono sempre stati del resto, dovrebbero equivalersi, per cui non danneggiare una squadra piuttosto che l'altra. Le squadre intanto tardano un pochino ad entrare in campo, e comunque questo è un derby che non ha portato moltissima gente qui allo stadio ad Ancona. Questo è un po' uno dei problemi, lo avete sentito anche dalla viva voce di Longarini, di questa società, abituati forse anche per un po' alla Serie A, non riesce il pubblico più a riabituarsi alla serie cadetta. È un Ancona che trova naturalmente difficoltà da questo punto di vista, poi anche a livello economico, una media che in queste prime giornate non ha mai superato le 5.000 unità, anche comprese naturalmente i tornei all'anno italiano e le amichevole. È un Ancona quindi che cerca delle conferme dopo, tra l'altro non dimentichiamolo, la clamorosa finale di Coppa Italia della passata stagione, finale poi finita male contro la Sampdoria, si è vista lì la differenza tra le due squadre, ma comunque finale che ha confermato le potenzialità di una squadra che da questa stagione è finita nelle mani di Perotti. E Perotti è un tecnico del quale bisogna parlare, un tecnico che in 48 anni ha costruito la sua vita e la sua carriera soprattutto al Genoa, da allenatore ha fatto tutta la trafila dalle giovanili, poi in B, poi ha avuto anche Piacenza, Siena e Cesena, mentre vedete proprio l'arbitro Franceschini inquadrato. È andato non benissimo a Trieste, per la verità, benissimo invece lo scorso anno ad Andria, poi con l'Andria c'è stato un divorzio consensuale, aveva chiesto dei rinforzi, aveva chiesto una possibilità di avere tra le mani una squadra competitiva, però Perotti non è rimasto convinto dalle scelte della società e allora ha preferito salire ad arrivare proprio qui nelle Marche. Per quanto riguarda il Pescara, Rumignani è naturalmente stato lo scorso anno un po' l'eroe di questa società, di questa squadra, che è riuscito a salvare dopo aver vissuto dei momenti molto difficili in campionato. Il Pescara ha come obiettivo principale, direi, quello della salvezza anche nel corso di questa stagione, una salvezza che si spera arrivi con più tranquillità invece rispetto alle precedenti esperienze. Presumibilmente vedremo un Pescara piuttosto chiuso all'indietro, un Pescara che attenderà l'Ancona e cercherà poi di sfruttare soprattutto Artistico in contropiede. Gaudenzi non è una punta vera e propria, gioca con il numero 9, dovrà dare una mano al giocatore ex del Monza, ma Gaudenzi ha anche giocato a tutto campo, è riuscito a giocare in difesa, è riuscito a giocare a centrocampo, è stato sfruttato un po' per le sue caratteristiche soprattutto di grande corsa in tutte le parti del campo, e questo ovviamente ha permesso anche di provarlo in questa posizione che non è proprio inedita, ma che comunque non è quella che gli è più consueta. C'è ancora un piccolo ritardo perché i fumogeni purtroppo accesi dai tifosi dell'Ancona rendono difficile la visibilità. Eccolo